Le 18:31 di questo sabato sera, bentrovati in compagnia di TG2000, naturalmente in diretta. E dunque, in apertura di edizione, oggi parliamo della riforma del mercato del lavoro. I primi capitoli del Jobs Act continuano a infuocare polemiche fra governo, partiti e sindacati. I punti caldi quali sono? Riguardano i licenziamenti collettivi e gli statali. Allora, il punto con Augusto Cantelli. La partita sulla riforma del lavoro è tutt'altro che chiusa, nonostante il via libera del governo e i decreti attuativi restano ancora dei nodi da sciogliere, a cominciare dal caso Statali. I licenziamenti previsti nel Jobs Act riguarderanno anche i dipendenti pubblici. Se per Piero Ichino, uno dei padri della riforma, le nuove regole sono valide anche per gli statali, il ministro per la pubblica amministrazione, Marianna Madia, invece sarebbe di parere opposto. Altro punto di domanda riguarda i licenziamenti collettivi. In questo caso, ad alzare le barricate sono la sinistra del Partito Democratico e i sindacati. Il leader della CGIL, Camusso, annuncia nuovi scioperi. Come era prevedibile, dunque, non mancano le polemiche intorno al Jobs Act, oggetto di un violento fuoco incrociato anche tra le forze della stessa maggioranza di governo. Maurizio Sacconi, del nuovo centrodestra, lamenta una mancanza di coraggio, mentre per Stefano Fassina, del PD, si tratta di una riforma voluta da Bruxelles. A difenderla invece ci pensa il Premier stesso, che torna su Twitter alle decisioni prese nel Consiglio dei Ministri della vigilia di Natale. Andiamo avanti a testa alta, scrive, chi critica si arrenderà davanti alla realtà. Ma sullo sfondo della contrapposizione sulla riforma del lavoro si intravede l'inizio della campagna per il Quirinale. Renzi non ha voluto forzare la mano sul Jobs Act per ricompattare gran parte del PD in vista dell'elezione del nuovo capo dello Stato. In attesa dell'ultimo discorso di fine anno di Napolitano, la data da sottolineare è quella del 14 gennaio, che potrebbe essere proprio il giorno in cui il Presidente della Repubblica annuncerà le sue dimissioni. E a proposito di lavoro, è stato firmato oggi al Ministero di Via Veneto l'accordo che sblocca la vertenza meridiana. L'intesa tra compagnie e sindacati consente ai lavoratori di accettare l'uscita dall'azienda su base volontaria entro quando? Entro il 31 dicembre, con la rinuncia al preavviso e con un incentivo di 15.000 euro. I sindacati stimano che dei 1.634 dipendenti in esubero potrebbero essere 400 ad andare in mobilità o in pensione anticipata in tempo utile per usufruire degli ammortizzatori sociali prima, cioè dell'1 di gennaio, entrata in vigore delle nuove norme meno favorevoli della legge Fornero. Per tutti gli altri, a gennaio comincerà invece una nuova negoziazione. E a proposito di ammortizzatori sociali, il Jobs Act ne introduce di nuovi tre per la precisione. Chi ne ha diritto, quale periodo coprono e con quale importo, ce lo spiega Giuseppe Caporaso. Saranno tre le nuove sigle degli ammortizzatori sociali, NASPI, ASDI e DISCOL, i primi due operativi dal 1 maggio 2015, l'ultimo in funzione dal prossimo 1 gennaio. NASPI, cioè nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, va a sostituire di fatto gli attuali sussidi di disoccupazione, cioè ASPI e mini ASPI. L'importo sarà rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni. L'indennità mensile sarà pari al 75% dello stipendio se inferiore a 1.195 euro nel 2015. Se la busta paga è superiore, l'importo del NASPI cresce fino ad un massimo di 1.300 euro. Poi l'indennità cala progressivamente dopo alcuni mesi. Chi potrà richiederla da maggio? Coloro che hanno perso involontariamente il posto di lavoro ed hanno almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti ed almeno 18 giornate di lavoro effettivo nell'ultimo anno. Quanto durerà? Un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dei 4 anni precedenti e bisogna avere obbligatoriamente almeno 18 giorni di contributi versati nell'ultimo anno. Altro requisito fondamentale, l'iscrizione nelle liste di disoccupazione e l'accettazione a percorsi di riqualificazione professionale. Arriviamo alla seconda forma di ammortizzatore sociale, l'ASDI, cioè l'assegno di disoccupazione, che vuole essere un sostegno a quanti abbiano esaurito la NASPI per tutta la sua durata e si ritrovino alla fine ancora senza lavoro e in difficoltà economiche gravi. Verrà erogato al massimo per 6 mesi e sarà pari al 75% dell'ultimo trattamento percepito con il NASPI e non dovrà superare i 500 euro.
Infine la Discol, un'altra misura varata in via sperimentale per il 2015, che partirà il 1 gennaio 2015 e riguarderà chi resta disoccupato dal prossimo 1 gennaio fino al 31 dicembre del 2015. Sarà riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata, quindi non potranno farne richiesta pensionati e persone prive di partita IVA. Sarà pari al 75% del reddito percepito, pari o inferiore a 1.195 euro al mese nel 2015. Se cresce il reddito, aumenta l'importo del sussidio, ma fino ad un massimo di 1.300 euro al mese. Durerà la metà dei mesi di contribuzione effettiva che avrà il lavoratore nel 2015. Adesso ci spostiamo in Vaticano, dove oggi è arrivato a sorpresa Aliatka con due fasci di rose che ha posto sulla tomba di Papa Wojtyla. Aliatka, lo ricordiamo, è il killer che il 13 maggio 1981 ha sparato contro Papa Giovanni Paolo II. Oggi ricorre il 33° anniversario dell'incontro del lupo grigio a Rebibbia con il santo polacco. Sono tornato nel luogo del miracolo, ha farneticato Aliatka, che ha chiesto, presentandosi in Vaticano, di parlare con Papa Francesco. Il turco è stato poi fermato dalla Digos per accertare come sia entrato in Italia. Un ingresso illegale dall'Austria, secondo le prime ricostruzioni. Il vice direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Ciro Benedettini, ha chiarito che Aliatka non ha pendenze aperte con il Vaticano e la sua permanenza nella Basilica è stata brevissima. Intanto stiamo vedendo le immagini storiche di Papa Giovanni Paolo II. Rimaniamo in Vaticano con le dichiarazioni di padre Lombardi. Se c'è una parola che può sintetizzare il 2014 di Papa Francesco, quella parola è incontro. Così dunque padre Federico Lombardi, in una intervista a Radio Vaticana, per raccontare un anno intenso accanto al pontefice arrivato dalla fine del mondo. Il Papa, ha detto padre Lombardi, che stiamo vedendo nelle immagini, ha un modo di rapportarsi agli altri come persona che incontra persone, che mette in gioco profondamente la sua vita. Francesco ha messo sul tavolo temi difficili e delicati, e li ricorda padre Lombardi, la famiglia, ma anche i poveri, i sofferenti, le persone che abitano le periferie esistenziali dell'umanità, nonché i cristiani perseguitati, Medio Oriente in testa. Inoltre, aggiunto padre Lombardi, il Papa ha messo in moto un progetto di riforma della Curia Romana e della Chiesa, nel senso di Chiesa in uscita, missionaria, tutta impegnata nella evangelizzazione. Uno sguardo a domani adesso. Papa Francesco, lo abbiamo anticipato nei titoli, accoglierà nell'aula Paolo VI in Vaticano le famiglie numerose di tutta Europa, un evento che coinvolgerà circa 7.000 persone e che sarà l'occasione per ribadire che senza famiglia non può esserci futuro, come ci racconta Paolo Fucini. Hanno pochi, io lavoro in un'azienda con oltre 1.000 dipendenti e sono tra i pochissimi ad avere più di 3 figli o più quando sono in affido, e con orgoglio noto che c'è anche molto rispetto. A Daniele, piemontese, va tutto sommato bene, perché quando le famiglie sono più larghe della media, allora non sono rari neppure soprusi e discriminazioni, denuncia un sondaggio, ma almeno domani mattina in Vaticano saranno accolte con tutti gli onori. Assemblea nazionale ad Acilia presso Roma dell'Associazione Famiglie Numerose, ovvero papà, mamma e almeno 4 figli. Nell'Italia, che invecchia a vista d'occhio, ce ne sono ben 170.000, di cui un decimo circa riunite in questa sigla, attesa domani in Aula Nervi prima dell'Angelus da un festoso incontro con Papa Francesco per festeggiare il decennale della fondazione. Famiglie dove può capitare, con 10 figli, di celebrare 3 matrimoni in una sola estate. Hanno trovato speranza e hanno trovato bella la famiglia, gli è venuta la voglia di farsene una anche loro. Se la società vuol vivere, deve ripartire dalla famiglia, perché i valori fondanti della società, la reciproca fiducia, la responsabilità, la solidarietà, la capacità di relazione, se non nascono nella famiglia, dove nascono? 1.000 le famiglie attese domani in Vaticano da tutta Italia nella domenica, non a caso, della festa della Santa Famiglia. Ma l'occasione sarà buona anche per lanciare un messaggio preciso al distratto su questo fondamentale tema, mondo della politica, perché in Italia, più che altrove, più figli hai, più sei a rischio di povertà. E allora, proposta? Da un punto di vista fiscale, tributario, certamente applicare il fattore famiglia, e cioè che ogni costo, ogni tributo, ogni servizio, ogni spesa, ogni 7,30 venga considerato in funzione di quante bocche vengono sfamate da quel reddito che entra in casa.
Ci trasferiamo adesso in Irlanda, dove una ragazza dichiarata clinicamente morta, incinta di 18 settimane. Il bambino nel suo grembo forse non nascerà mai. Perché? Perché l'alta corte di Dublino ha dato il via libera, dopo la richiesta dei familiari della trentenne, a staccare i macchinari che la tengono in vita. Da Cesare Cavoni, allora, riflessioni su questo. Una decisione destinata a far discutere e a riaprire antiche polemiche ma risolte. L'alta corte di Dublino ha deciso di staccare i macchinari che tengono in vita una trentenne clinicamente morta ma incinta da 18 settimane, anche se non si sa con certezza se si tratti di morte clinica o no, ma comunque la richiesta di lasciare andare la donna al proprio destino è arrivata dai parenti, ma i medici in un primo momento hanno rifiutato per paura di conseguenze legali. Si sono rivolti quindi alla Corte Suprema, che ha deciso di accogliere la richiesta dei parenti della giovane, già madre di due figli, poiché, hanno affermato i giudici, le possibilità di sopravvivenza per il bimbo sarebbero basse. E qui le domande fioccano. Possibilità basse, ma pur sempre possibilità. E allora perché non tentare di far nascere il bimbo? Qui i giudici non hanno dissipato i dubbi, ma anzi ci hanno fatto scaturire altri dubbi, altre domande, poiché hanno ipotizzato, sottolineiamo ipotizzato, che la prosecuzione della gravidanza potrebbe comportare sofferenze al bambino. Dunque, possono tutti questi potrebbe, in assenza di un verdetto certo della medicina, non cercare di far nascere il bambino? E ancora, se secondo i giudici il bambino ha alte probabilità di non farcela, perché non provare comunque a farlo nascere? Perché di fronte alla morte anche una possibilità su 10 non è lecita? Ecco allora che i giudici cambiano fronte e scrivono nella sentenza che mantenere e proseguire i supporti vitali significherebbe privare questa donna della sua dignità nella morte. E la dignità è il diritto alla vita del bambino? Insomma, sa di sbrigativo questa decisione, tanto più che richiama alla memoria altri casi risolti in tutt'altro modo. L'ultimo di qualche giorno fa, accaduto proprio in Italia. La storia di una mamma che il 18 dicembre all'ospedale San Raffaele di Milano ha dato alla luce, in stato di morte cerebrale, un bimbo sano. La donna era stata tenuta in vita dalla 23esima settimana di gestazione fino alla 32esima, proprio per dare una chance al piccolo che portava in grembo. Con la cronaca adesso ci spostiamo in Brasile, perché c'è una svolta nelle indagini per l'omicidio della ragazza piacentina trovata uccisa su una spiaggia. Come riferiscono i media locali, un uomo infatti è stato fermato. Clara Iatosti. Fu un crimine di occasione. Non fu nada pensato. Non è stato un delitto premeditato, non ha dubbi Patrizia Bezerra, delegata di polizia brasiliana. Nessun piano per l'uomo che ha ucciso Gaia Molinari, la turista piacentina rinvenuta morta il giorno di Natale a Pedra Furada, a Jericoacoara, una delle spiagge più incantevoli del Brasile, 300 chilometri da Fortaleza. Secondo l'autopsia, la ragazza è morta per asfissia da strangolamento. Aveva ferite al capo e sul corpo e lividi ai polsi, come se fosse stata legata. I sospetti si sono puntati subito su di un uomo rintracciato dalle forze dell'ordine. Al momento è sotto interrogatorio nella stazione di polizia di Fortaleza. Importante è stata la testimonianza dell'amica Miriam Franza, la farmacista di Rio, che era in viaggio con Gaia. Erano arrivati al mare il 21 dicembre e la vittima doveva ripartire il 24, ma aveva deciso di prolungare la sua vacanza. Originaria della Val d'Arda, la 29enne italiana da tempo viveva all'estero, lavorava a Parigi per una casa cosmetica, amava viaggiare, fare volontariato, parlava varie lingue e possedeva un'energia contagiosa, raccontano i suoi amici. Contattato il console italiano Roberto Misici, si attende che la nostra ambasciata a Brasilia riapra lunedì prossimo per organizzare il volo dei familiari di Gaia ed il triste ufficio del riconoscimento del corpo. Parliamo adesso delle condizioni meteo in Italia. Arriva infatti un vento gelido dalla Russia, carico di neve, neve tra l'altro già caduta in molte località del paese. Intanto Milano purtroppo piange già una vittima del freddo notturno. E dalla Caritas di Roma arriva un invito. Se vedete una persona in queste notti dormire per strada, segnalatela a questo numero che state vedendo in sovraimpressione. 06-888-15-200, lo ripeto, 06-888-15-200. Un'equipe di strada della Caritas romana la soccorrerà. E noi intanto sentiamo Marco Bergamaschi. Lo hanno trovato senza vita all'interno del Parco Solari nella zona sud di Milano. Si tratta di un uomo intorno ai 50 anni, probabilmente di nazionalità ucraina, rinvenuto accanto ad una panchina. A dare l'allarme stamane un cittadino che ha immediatamente avvertito forze dell'ordine e soccorso sanitario, che purtroppo non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo, che avrebbe frequentato un vicino centro di assistenza. Sarebbe morto probabilmente per un malore, forse causato dal freddo intenso e da problemi di salute. Sull'episodio indaga la polizia e si stanno accertando le cause della morte. Si tratterebbe della prima persona senza dimora a perdere la vita durante l'inverno a Milano.
Proprio nel giorno in cui le temperature in città e in regione sono scese per via dell'ondata di gelo e della prima neve di stagione caduta oggi, un calo della colonnina di mercurio previsto. Per questo il Comune ha attivato il piano neve e da ieri aveva allertato i servizi per i senza tetto. 2000 a Milano i posti letto a disposizione tra centri gestiti dal Comune e quelli convenzionati del privato sociale, di questi 200 ancora disponibili e si prevede che il totale aumenti, mentre sono in azione le unità mobili riunite in un coordinamento che come di consueto prestano assistenza ai senza dimora con genere di prima necessità e li indirizzano ai centri di accoglienza. Tetti e auto imbiancate a Milano per qualche ora, nevicate su tutta la Lombardia ma senza particolari disagi. La situazione migliorerà in serata sui settori occidentali, mentre saranno ancora possibili deboli nevicate su quelli orientali. La perturbazione sta interessando il nord Italia con temperature in calo in tutto il Piemonte, neve in montagna e qualche fiocco anche a Torino, neve su tutta la Val d'Aosta e anche nel nord-est, in particolare in Trentino Alto Adige. Intanto freddo e maltempo si stanno facendo sentire in tutta Europa. In Gran Bretagna alcuni aeroporti sono stati chiusi e si sono registrati ritardi ferroviari per neve e forti piogge. A Calais in Francia porto chiuso stamane per via delle forti raffiche di vento. Condizioni meteo che evidentemente non agevoleranno gli spostamenti per quanti decideranno di andare via da casa alla fine del 2014. Se infatti a Natale molti hanno preferito rimanere fra le mura domestiche, a Capodanno c'è chi ha deciso di andare fuori. Sono più di 4 milioni a partire, infatti 5% in più rispetto allo scorso anno. Alessandra Camarca. Capodanno è alle porte, più di 4 milioni di italiani si preparano a stappare lo spumante lontano da casa. Il loro numero, secondo la Coldiretti, è un aumento del 5% rispetto all'anno scorso. Oltre la metà degli italiani festeggerà però in casa da amici o parenti. Il 78% di chi viaggerà resterà in Italia, mentre oltre la metà dei vacanzieri spenderà meno di 500 euro a persona e infine, ad un restante 23%, il ponte di Capodanno costerà tra 500 euro e 750 a testa. La tendenza quindi è per una vacanza breve, con il 37% degli italiani che trascorrerà fuori casa meno di 3 giorni. C'è però anche una minoranza di italiani, il 15% del totale, che si potrà permettere di restare fuori da una settimana a 15 giorni. D'altra parte, se molti ancora non si azzardano a fare vacanze, chi viaggia quest'anno spenderà di più. Ma quali sono le mete scelte per salutare l'anno lontano da casa? Secondo lo studio firmato Coldiretti, città e centri d'arte sono i luoghi preferiti dal 48% degli italiani in vacanza, mentre al secondo posto c'è la montagna, in forte calo per la mancanza di neve, davanti al mare. Cresce invece la campagna nelle destinazioni scelte dagli italiani. La meta rurale dell'agriturismo è favorita dalla necessità di ottimizzare il tempo disponibile e dalle possibilità economiche che spingono verso vacanze flessibili e più vicine a casa. Con il Capodanno salgono infatti a 650.000 i vacanzieri che hanno optato per un turismo campestre, all'insegna della riscoperta della natura, con il boom delle prenotazioni last minute su internet o attraverso applicazioni tablet con le quali è ancora possibile trovare occasioni. Rispetto all'anno scorso, un italiano su 5 ha scelto una vacanza più vicina a casa, poco meno della metà come l'anno precedente, e ben un italiano su 4 più lontana rispetto al passato, anche grazie alla riduzione del costo dei carburanti legato al crollo del prezzo del greggio. C'è ancora qualche giorno dunque per idee, inviti e viaggi all'ultimo minuto, e se alla fine anche quest'anno saranno solo lenticchie e cotechino, pazienza, sarà per l'anno prossimo. E proprio in queste ore, che per molti lo abbiamo appena visto sono dedicate alla partenza, arrivano brutte notizie per gli italiani. Tra la raffica dei rincari previsti nel 2015, infatti, ci sono anche quelli dei pedaggi autostradali. Ci dice tutto Federico Plotti. Come spesso accade con l'anno nuovo, arrivano anche nuovi rincari, rifiuti, acqua, servizi e non solo, per una stangata da 324 euro a famiglia, come hanno calcolato alcune associazioni dei consumatori. E visto che in Italia non ci facciamo mancare proprio niente, anche viaggiare in macchina ci costerà di più. Dal 1 gennaio 2015 anche i pedaggi autostradali aumenteranno, e non di poco. Un vero e proprio salasso, secondo Adusbef, e per capire bene la mole degli aumenti basta fare solo qualche esempio. Per la strada dei parchi SPA, che gestisce
la 24 Roma-L'Aquila-Teramo e la 25 Torano-Pescara, ci sarà un incremento del costo anche del 9%. Facendo i cosiddetti conti della serva, per andare da Roma a Pescara, ad esempio, si sborserà 1,50 euro in più rispetto a quanto si sia fatto finora. Ma gli aumenti riguarderanno diverse autostrade dal nord al sud dell'Italia e per questo Adusbef e anche Federconsumatori hanno chiesto al ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Maurizio Lupi, una moratoria, un vero e proprio congelamento delle tariffe autostradali almeno per tutto il 2015 per alleviare le sofferenze degli italiani prodotte dalla crisi in un paese dove le tariffe pubbliche sono destinate inesorabilmente ad aumentare. Nella speciale classifica europea, come segnala la CGA di Mestre, solo la Spagna ci batte per i rincari più elevati. Negli ultimi 4 anni le tariffe sono aumentate mediamente del 23%, l'Italia è medaglia d'argento con un incremento di quasi il 20%. Ci spostiamo adesso in Sierra Leone, uno dei paesi più colpiti dal virus Ebola. Qui sono banditi persino gli abbracci e perfino la liturgia natalizia ha subito le conseguenze di queste restrizioni, ma nonostante tutto le celebrazioni non sono mancate. Sentiamo Massimiliano Niccoli. We should be law-abiding people. Credo che dobbiamo rispettare la legge. Anche noi credenti dobbiamo eseguire quello che il governo ci chiede, perché sono decisioni prese nel nostro interesse. Non è un Natale come tutti gli altri quello vissuto in Sierra Leone. L'Ebola ha costretto le autorità locali ad assumere una decisione sofferta ma necessaria. Vietate tutte le cerimonie religiose, se non per piccoli gruppi, ma la gente di questo paese, abituata a soffrire prima con la guerra civile ed ora con questo terribile virus, non vuole arrendersi. Pregheremo da soli, dice quest'uomo, nelle nostre case. Non abbiamo alternative, ma quello che è possibile fare lo faremo con la passione di sempre. L'obiettivo dunque è quello di fermare l'epidemia che continua a mietere vittime. Secondo l'ultimo rapporto dell'OMS sono quasi 7.700 i morti accertati su un totale di 19.695 casi registrati di contagio nei 3 paesi dell'Africa occidentale colpiti. E una celebrazione natalizia del tutto particolare è stata invece celebrata nell'isola di Giava, colpita solo 2 settimane fa da forti inondazioni. Neanche le calamità naturali hanno fermato la voglia di celebrare la nascita di Gesù. Silvio Vitelli. È una messa speciale quella celebrata il giorno di Natale a Bandung, nell'isola di Giava. A 10 anni esatti dal terribile tsunami, l'Indonesia piange infatti decine di nuove vittime. Le piogge stagionali e le alte maree hanno causato pochi giorni fa terribili smottamenti e inondazioni. 17.000 le isole che compongono l'arcipelago più grande del mondo, con una popolazione di ben 250 milioni di persone, più che quadrupla rispetto a quella italiana. La metà vive in zone a rischio alluvione. Dopo giorni di lacrime e sofferenza è arrivato il Santo Natale. I cristiani dell'isola, in netta minoranza rispetto alla componente musulmana, non si sono persi d'animo e nonostante i disagi non hanno voluto rinunciare alla messa della Natività. Qualche centimetro di acqua e fango sono in fondo innocui e allora la funzione può aver luogo ugualmente. Si canta e ci si raccoglie, sperando in un anno più clemente e ricordando nella preghiera quanti la forza della natura ha strappato all'affetto dei propri cari. Era il nostro ultimo servizio, siamo giunti alla fine del telegiornale, vi ricordo l'appuntamento con TG2000 fissato per lunedì. Buona serata e naturalmente buona domenica.